Come si viste Diana, siamo in piazza, in mezzo ai lavoratori e alle lavoratrici, perché ancora una volta questo governo di destra non fa altro che scalpestare la dignità e i diritti di persone in carne ed ossa. Questa è una situazione folle. Il PNRR, che potrebbe essere davvero una risorsa, viene trasformato in strumento che schiaccia la dignità di lavoratori e di lavoratrici. Ragazzi e ragazze che hanno superato un concorso e si sono visti scavalcare da chi invece ha superato il concorso successivo, in qualche modo facendo quasi una lotta tra poveri, tra persone che hanno invece la necessità di un lavoro stabile e dignitoso. Quindi noi siamo qui perché stiamo seguendo questa mobilitazione con molto interesse. In Parlamento con l'onorevole Elisabetta Piccolotti abbiamo presentato delle interrogazioni al ministro Valditara per chiedere quali sono le soluzioni che vuole mettere in campo per stabilizzare i lavoratori e le lavoratrici della scuola. Perché la scuola pubblica va difesa e va difesa anche e soprattutto attraverso chi ci lavora. Quindi su questo non lasceremo soli nessuno e nessuno e continueremo le lotte in ogni luogo, dal Parlamento alle piazze.